degli aspetti a cui io tengo di più in assoluto è l'aspetto della concretezza, la capacità di mettere in atto azioni concrete che possano portare dei risultati concreti e operativi. Meglio il 50% subito che il 100% fra 6 mesi, 1 anno, 2 anni. Quando mi chiedono che cos'è il lusso è il tempo. I veri ricchi sono quelli che sanno gestire il proprio tempo, i grandi imprenditori sono tutte persone che sanno gestire il proprio tempo. Bisogna sempre avere una visione globale di come gira il mondo, anche quando fai una roba nel tuo paesino. Sempre, perché se no sei sconnesso. E se non sei connesso non combinerai nulla. Think global, act local. Index 5.0 pone enfasi su 2 aspetti importanti. Uno è la relazione uomo-macchina, cioè tende a evidenziare l'importanza dell'uomo. E così il secondo aspetto, no? Afferma l'importanza della sostenibilità. L'applicazione di molte tecniche Lean migliorano anche prestazioni, diciamo, green. Le squadre importanti non sono come la matematica e quindi non è che si prende i 4 atleti più forti che ogni squadra o la formazione che sviluppa la miglior velocità. La squadra che performa bene è una squadra che ha delle alchimie, a volte incredibilmente strane, che spesso devono coinvolgere persone con caratteristiche differenti. Io penso che il passaggio generazionale incominci quando il figlio, la figlia, comunque un giovane entra in azienda. Però il più grande errore che può fare un imprenditore è dare per scontato che il figlio o la figlia vogliano fare lo stesso lavoro. Veri eroi siete voi. Indipendentemente che avete una partita IVA individuale o una SPA, quando uno ha il coraggio di andare in Camera di Commercio, aprire una partita IVA per un progetto imprenditoriale, è comunque un eroe, perché fare impresa oggi è proprio un'impresa. L'ago nel pagliaio lo devi cercare come? Perché mentre lo stai cercando trovi una bicicletta, un libro, una banconota, un anello d'oro, una bussola. Hai trovato l'ago nel pagliaio? No. Però queste 5 cose te le sei portate a casa. Non vuole danno. Iniziare da grande. Ma finire con il...